amministrazione chiediamo questo, chiediamo che l'attuazione di questo articolo, che possa quindi portare a un'integrazione vera e propria sul territorio. Il danno che avevamo sopportato senza esserne responsabili. Il 24 marzo 2014, l'ultima data utile perché il Consiglio Comunale potesse esprimersi, il Consiglio Comunale assume una delibera che ha un oggetto diverso, quello di dislocazione di fondi, cioè sostanzialmente riassume tutti i fondi che la Ismola avrebbe dovuto dare intestandoli su una piscina da realizzare. Questo è l'oggetto della delibera. Nelle motivazioni si dice, diciamo, ve la banalizzo, ma per farvi comprendere con chiarezza tutti gli elementi che sono alla base della valutazione. È uscito il decreto del fare, quindi c'è una tacita proroga fino al 2018, non c'è una necessità di prorogare al 2021, perché l'impresa faccia, ha le spalle grosse, può fare quello che deve, poi semmai si valuterà nel 2018. Beh, devo dire che questa è stata una delibera che ci ha profondamente scossi, perché non era quella la cifra che era oggetto delle discussioni fatte nella casa comunale con gli amministratori di allora, ma era una risposta che francamente faceva venire meno dopo tutte le vicissitudini. Quindi è uno sfogo che io sto facendo oggi a voi, che la Ismolas aveva sopportato e che non aveva ragione, non aveva nessuna ragionevolezza. Però quella è stata. C'è stata le nuove elezioni, la nuova amministrazione. Io sono testimone e custode degli incontri e anche delle cose dette con il sindaco Medao e con i consiglieri dell'amministrazione Medao. Devo dire che in quel momento storico Ismolas, diciamo, era molto tiepida sulla opportunità di continuare in questa avventura. Io vi do una cifra perché, come diceva l'assessore, siamo tutti del sud, io sono del profondo sud, non sono un dirigente, non sono un dipendente del gruppo, sono un professionista che da 11 anni lavora in questo progetto con passione e sono abituato a dire quello che penso e soprattutto a fare quello che dico. La difficoltà di interlocuzione veniva fuori appunto dalla necessità di conoscenza. Quindi noi non potevamo immaginare di investire in questa attività con una cambiale scadenza che non aveva nessun senso. Quindi abbiamo impostato con l'amministrazione, rinnovato una richiesta di un riconoscimento di quella che era la tempistica al 2021. Ed è nata una dialettica rispetto alla quale, e io di questo ne devo dare atto pubblicamente, se noi oggi siamo qui è perché l'amministrazione Medao, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative, è stata un'amministrazione che ha dimostrato attenzione alle nostre richieste. L'amministrazione Medao ci ha chiesto di mantenere ferme le opere di urbanizzazione al 2018. Per farvela molto breve, il nostro è un comprensorio dove c'è la Ismolas, ma ci sono anche terzi, e quindi spostare tutto al 2021 avrebbe penalizzato quei cosiddetti privati che naturalmente a
avendo in animo di realizzare le casette, le villette, avrebbero dovuto sopportare una penalizzazione di questo a un rapporto etico-morale. E quindi noi oggi vogliamo non dare una mancia, perché io so già come si strumentalizzeranno queste cose. Vogliamo mettere nelle condizioni le imprese locali di interloquire direttamente con noi su un'attività che può essere appaltata ieri, per la quale mi sono avvalso dell'ingegner Conti, che adesso ci farà vedere qualche cosa, senza passare da nessuna altra impresa, quindi non in subappalto, ma con la dignità dell'appalto diretto. L'avremmo voluto fare 2 mesi fa, lo stiamo facendo oggi, ma vuol dire che daremo dei tempi ancora più stringenti. E questo può essere un ulteriore modo di iniziare a entrare nel laboratorio che stiamo realizzando. Finisce qui? No, non finisce qui, perché la conoscenza porta poi a prendere in considerazione delle altre attività. Io da questo punto di vista non avrei altro da aggiungere, nel senso che naturalmente siamo e sono a disposizione per qualsiasi richiesta o domanda. Vorrei però utilizzare questa circostanza per esporre le attività che vorremmo caratterizzare, per le quali non c'è accesso se non a delle imprese locali che si possono consorziare. Vorrei però, per concludere, mettere sul piatto un ulteriore elemento di riflessione da parte vostra. Nessuno mai ha contestato alla Hezbollah di aver sottoscritto dei contratti sotto costo. Cioè qui il punto, che è un punto complesso, perché io faccio anche analisi sociologica, cioè qui non si contesta alla Hezbollah: tu stai dando dei lavori a 50 quando il prezzario regionale è 100, e quindi stai mettendo le imprese locali fuori gioco. Qui si contesta che le imprese locali, parentesi Cagliari, chiusa parentesi, non riescono a coinvolgere le imprese locali. Evidentemente cosa non gira a me oggi è ancora ignoto. E allora, siccome lo sforzo che personalmente ho fatto fino a oggi del coinvolgimento è stato mitigato dai risultati molto scarsi, ho proposto personalmente all'amministrazione Medaro di interloquire su uno specifico lotto che saranno 700-800 mila euro, forse anche salito di qualcosa, direttamente con la Hezbollah, nella persona dell'ingegner Contini, perché io devo capire, perché io sono abituato a mettermi in discussione ma a cercare di capire che cosa non funziona, perché io non posso credere che, diciamo, per definizione delle economie sono rappresentate dalle imprese locali. Cioè, se io devo fare delle lavorazioni di terra, devo spostare una macchina da Cagliari a Pula, non può non essere più economica una lavorazione di quel tipo da parte delle imprese, perché se non lo è, qualcuno mi deve spiegare che cosa accade. E allora, siccome abbiamo perso un anno, perché per me, sindaco, abbiamo perso un anno, perché non c'è stata diciamo, quella contaminazione che noi ci auspicavamo con l'impresa di Cagliari, oggi vogliamo fare un altro passo in avanti con una interlocuzione diretta, con la dignità
di un appalto senza subappalto, auspicando che ci sia un raggruppamento di imprese e che possa essere il primo passo di altri passi da fare insieme. Grazie. L'amministrazione comunale ha coinvolto nel nostro piccolo ha coinvolto le imprese pulesi in una percentuale superiore al 60% rispetto a quello che avveniva negli anni precedenti. Noi non possiamo vantare i numeri di una proprietà come ovviamente Ismolas, che muove un indotto decisamente più importante, ma io posso dire che con dei piccoli interventi le imprese pulesi, i fornitori stanno partecipando alle gare del comune di Pula, stanno partecipando alla fornitura di servizi del comune di Pula, e questo lo si deve all'amministrazione Medao, perché passiamo da un limite di 5.000 euro per fornitura di beni e servizi, passiamo ad un limite di 30.000, e questo vuol dire mettervi nelle condizioni di partecipare con la vostra professionalità e con le vostre offerte alla divisione di questi lavori, alla ripartizione di questi lavori che prima era esclusivo appannaggio delle imprese locali, intendendo sarde, ma non certamente pulesi. Di questi risultati siatene, non dico soddisfatti, ma accoglieteli con attenzione, perché siamo sulla buona strada e non si può pretendere che in 2 anni si risolvano i problemi della pace del mondo, sicuramente, né il problema del buco dell'ozono. Ma stiamo risolvendo i problemi di una comunità complessa, di una comunità in movimento, e vogliamo essere interpreti di questo sviluppo insieme a voi. Grazie.